Corri. Pronto? Ok. Buongiorno mondo. Buongiorno mamma. Ma ogni anno vogliamo fare quei calendari. Ogni anno li vuoi fare questi calendari? Va bene. No, li ho qua sopra. Qua sopra, va bene. Vediamo un po'. 22. Bravo. Vai, 22. Sai leggere i numeri grandi, amore. Bravo. Lo sai che tra due giorni è la vigilia di Natale? Yes. Noè mi sta scrivendo se posso portare la tombola e il cerchietto d'arino. Altri due! Che altro c'è? Cioccolatino. Oh! Prendo io, amore. Ragazzi, bentornati in un nuovo vlog. Mas, mi dimentico sempre. Dopo 22 giorni ancora dico vlog. No, vlogmas. Niente, ragazzi, ho i capelli che sembrano una pazza, schizzano da tutti i lati. Sono proprio elettrici. Infatti mi sono dovuta mettere una mollettina. Ma che sono stanno bene. Sì, ragazzi, sono proprio... No, vabbè, comunque c'erano dei ragazzini che passavano. Ha fatto, uè, tutto a posto. No, vabbè, comunque tutto bene, ragazze, inizia l'ansia del Natale, sta iniziando ad arrivare. Comunque, avete visto, ho fatto il tono. Stavo dicendo, ieri sono andata a fare i capelli, ho fatto il tonalizzante e anche la ricrescita, ovviamente. Li volevo tagliare, ma non ho avuto tempo, quindi, perché sono un po' troppo lunghi, li voglio tagliare almeno tanto. E niente, adesso vado a fare... alcune commissioni, devo comprare ancora un regalino e poi mi vedo con delle mie amiche che ci scambiamo gli auguri, pensierino e solite cose, poi si torna a casa. Domani sarà una giornata di fuoco perché ho intenzione di fare, appunto, inizierò a fare gli struffoli, inizierò a farmi qualcosina anche per, appunto, per il pranzo di domenica. Vediamo un attimo cosa riesco ad anticiparmi per arrivare un po' più tranquilla. Adesso vado a fare queste piccole commissioni e poi andrò a casa a preparare tutto, iniziare a fare, vabbè, a cambiare i letti, tutte queste cosine. I letti li cambierò domani, però inizierò anche a fare qualche bagaglio perché, se Dio vuole, il 26 partiremo, quindi giorni di fuoco mi attendono. E niente, quindi vado a prendere queste cosine e noi ci aggiorniamo dopo. Sono tornata a casa, ci siamo scambiati i regalini, la mia amica è stata tanto tanto carina. Ci conosciamo da talmente tanti anni e siamo andate a prenderci un caffè insieme e poi... Ah, ho ancora una busta sotto. Comunque sono andata al Deco, ho preso giusto qualche bibita, uno spritz, cose così per aperitivi vari, pacchi di patatine, adesso vi faccio vedere, ma non ho preso niente di che. E ho il fiatone, ho fatto già due volte questa scala. Comunque, oggi è il giorno della recita di Cristian, chissà com'è andata alle elementari, vediamo. Manderanno il video, penso. E pomeriggio poi ci sarà la recita all'asilo, che con noi genitori. Fiatone. Comunque, oggi sto cercando di dividermi bene i lavori, tutto quanto, per non arrivare sotto sotto con un casino. Perché sapete che quando le feste si fanno in casa... è un macello. Allora cerco di organizzarmi, almeno sto provando. Il mio treppiedi nuovo è il Bimby, lo sapete, no? Non ho voglia di andare di là a prendere il treppiedi, vabbè. Vabbè, così. Ok. Nulla, stavo dicendo, appunto, che oggi ci sarà la recita, domani ci sarà la dimostrazione del corso di ritmica. Comunque vi faccio vedere la mia amica
cosa mi ha regalato. Aspettate, vado a prendere. Guardate cosa mi ha regalato. Troppo carina, mi ha regalato un bracciale di Marlou. Guardate che carino. Belli, veramente molto molto belli. Li adoro. Mi piacciono davvero tanto tanto. Uno è dorato, non so come farvelo vedere, e l'altro è argentato. Belli, belli. Adesso li vado a togliere le targhette e me li metto subito. Così, ok. Guardate che belli. Infatti i dorati non ce li avevo, molto carini. Belli. Questo è poi per la famiglia, insomma, così. Non solo il braccialetto, ha preso anche una campanellina di Herbit. Guardate quanto è bella. È bellissima. L'attacco sull'albero. Guardate che bella. Adesso la vado ad attaccare sull'albero. Molto molto carina. Vedete, queste qua erano le cosine che ho ricevuto. E stavo dicendo, prima sono andata a fare delle commissioni così, per non arrivare sotto sotto, ecco. Ovviamente le cose fresche tipo pesce, carne, le prenderemo domani e sabato poi in cucina. Comunque, lo sapete dove ho messo la ghirlanda che ho preso al Primark? Volete vedere? È bellissimo. Io l'adoro, letteralmente. L'ho messa qui. L'idea era proprio questa, di creare appunto il paesaggio. Diciamo il paesaggio alla fine non è proprio un paesaggio, però mi è piaciuto tantissimo metterla qua. Guardate, io la trovo stupenda. Ovviamente a Natale vedrò di metterla al centro tavola. Voglio fare qualcosina di così elegante. Comunque con al deco non ho preso grandi cose, ho preso giusto qualche bibita, un po' di pane, solite cose. E poi ho fatto un ultimo regalino, non ultimo, devo farne ancora due o tre pensierini. E vabbè, carta igienica, i diavolini per fare domani gli struffoli. Poi cos'altro ho preso? Le calze per le ragazze, color carne, perché a Capodanno le metteranno, credo, prurito. Color carne, volevo prendere l'ovatta, i dischi grandi non li ho trovati, ho trovato solo i piccoli, però devo prenderli. Ho preso anche i numerini nuovi per la tombola, perché siamo andati a controllare l'altro giorno, abbiamo controllato la tombola e mancavano 3-4 numeri, quindi li ho presi. Poi vabbè, ho preso le spugnette, queste qua, un pacco di patatine giganti, perché in questi giorni io spesso ho ospiti la sera e quindi... Quindi facciamo sempre qualcosina, insomma. E, fazzoletti. Ah, ho preso. Non l'ho mai preso questo qua, in realtà. Mi piace tantissimo, solo a vederlo. Ho preso questo sapone per le mani della Palmolive. Guardate com'è bello. Mi piaceva proprio il pack, quindi l'ho preso. E poi, che altro ho preso? Ah, ho preso le calze della Befana per i miei nipotini, i gemellini in Svizzera. Insieme al regalino di Natale gli ho preso pure queste cose e ho preso anche le Befane per i bambini tutti sfusi. Ho preso tutte queste cosine appunto, questo me l'hanno omaggiato, quindi ce l'hanno regalato. E vabbè, tutti i cioccolatini di ogni tipo da mettere nelle Befane, perché le riempio sempre io. Ieri sera gli amici, il ragazzo che lavora per mio marito, sono venuti a casa, hanno fatto a partire galline alle bambine, anche a loro gli hanno regalato i braccialetti di Marlou. Ovviamente anch'io ho fatto regalini ai loro bimbi, li abbiamo fatto anche noi un cesto e anche loro ci hanno portato un bel cesto molto bello. Viene voglia di aprirlo, ma non lo voglio ancora aprire, lo voglio tenere un po' così. Insomma, tutte queste cosine tipiche da cesto, ecco. I datteri pure, bello bello. Qui invece ho i regalini per i patini di mia figlia, di Alessia. E per i bambini, eppure ho girato, eppure per i genitori, ovviamente per i nostri compari. E niente ragazzi, adesso io metto sul pranzo. Oggi saremo solo io e le bimbe, perché mio marito fa orario continuato per finire alle 3, così il tempo di una doccia, andiamo a vedere la recita di Christian. Sono io più emozionata di lui, perché non ha mai fatto una recita per via del Covid, no? La pandemia ha costretto, ahimè, a non fare più recite e quant'altro. Quindi quest'anno, finalmente, ci sarà una recita. Quindi, adesso metto sul pranzo, credo che farò o i tortellini, vediamo. Sì, faccio i tortellini perché devo andarli a prendere io, così anche se
Le spengo la pentola, sono pronti, rimangono belli caldi, se no poi mentre riaccendo la pentola metti la pasta, perché ero indecisa tra i tortellini oppure le pennette al salmone, ma le faccio domani. Oggi facciamo proprio questo. Ok, quindi ragazzi, io adesso devo anche andare a stendere una lavatrice. Per fortuna non ho cambiato i letti perché il tempo si sta chiudendo. Non porta acqua, però ad asciugare i panni, un po' così. Comunque, l'asciugatrice doveva arrivare ieri. Oggi è giovedì. Doveva arrivare l'altro ieri. Alla fine non è arrivata ancora. Io lo sapevo. Lo sapevo. E speriamo che arriverà oggi, lo spero, almeno prima di Natale. E così. Niente, ora sistemo tutto questo caos, perché se mi metto a chiacchierare, finita. Già è sulle 11:30, vabbè, ho tempo, però ho troppo casino in casa. Ma anche a voi succede così, che quando c'è addobbi in mezzo, pacchetti, sopra pacchetti, se vedete la mia camera com'è piena, cioè fa paura. Cioè io, sembra proprio che c'è il disordine, lo percepisco proprio, disordine no, però... È una cosa mia che vedo troppe cose in giro e mi innervosisco proprio. Mi fa sentire nervosa il casino. Invece quando tutto è in ordine ti senti proprio meglio. Quindi, ragazze, io adesso metto giù. Abbiate pazienza, ma in questi giorni, specialmente in questa settimana qua, ho avuto talmente tante cose da fare. E come vedete sono tutti video abbastanza corti. Anzi, adesso vado a salutarvi nel video di ieri. Sono andata ad editarlo ieri sera, ho visto che era un po' corto, allora vado giusto a salutarvi, mi vedrete vestita così, non fa niente, ma è difficile veramente portare a termine tutti questi vlog, ma è un impegno che ho preso e porto a termine, ecco. Abbiate pazienza che magari può capitare un vlog più corto, uno un po' più lungo, giornate movimentate, quindi lo sapete com'è. E niente, comunque vi porterò con me sia in Svizzera, cercherò almeno di portarvi con me. Eppure da un'altra parte che non vi dico dove. Vediamo un po', facciamo un gioco, vediamo un po' chi indovina dove andremo. Scrivete qui sotto nei commenti chi si avvicina di più. Io però la meta non ve la dirò subito, ve la dirò al momento che vedrete il video. Però sono curiosa di vedere se intuite qualcosa. Ovviamente rimane sempre a tema... inverno, quindi ovviamente non è che prendo l'aereo e parto, vado alle Maldive, no, rimaniamo comunque al freddo, quindi scrivete sotto e fatemi sapere. Ragazze, il giorno dopo, oggi è il 23 dicembre, ormai sono qui solo per salutarvi perché i vlogmas li terminiamo qui, perché oggi ho avuto uno stress non indifferente, quindi non sono riuscita nemmeno a prendere il telefono per salutarvi prima, quindi siamo arrivati alla sera per salutarvi. Io intanto qui oggi mi sono messa a fare gli struffoli, non vi ho filmato, quindi adesso vi faccio vedere solo al volo, ho preparato appunto gli struffoli, guardate quante ne sono usciti, adesso faccio sciogliere il miele e poi li condisco, insomma lì vado, vado ad amalgamare appunto il miele con gli struffoli e poi andrò a mettere questi diavolini qua. E niente ragazzi, adesso io vi auguro buon Natale a tutti quanti, buone feste a voi e a tutte le vostre famiglie. Ho tutto spento perché stiamo per uscire, quindi perciò ci vedete un po' così. Il prossimo anno facciamo ancora i vlogmas. Ma sì, l'anno prossimo se va tutto bene faremo ancora i vlogmas. Intanto non è che finiscono i video, continuerò a filmare nei prossimi giorni, ecco, però non tutti i giorni perché è veramente impossibile. E quindi niente. E quindi ragazze, vi auguro ancora un buon Natale, un felice anno nuovo, ovviamente ci rivedremo in questi giorni con altri video, un bacione grande grande e a presto, ciao! Ci vediamo nei video! Ci vediamo ai prossimi video, ciao!